Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio parlare oggi di un aspetto molto interessante, come variano le statistiche col passare degli anni. Come sapete, le statistiche tendono a equilibrarsi nel lungo periodo, però di anno in anno ci possono essere delle variazioni e qualche volta anche notevoli. Ve lo dico soprattutto se fate le strategie di trading sportivo o per esempio, come ho sempre fatto io, se fate scalping. Quando facevo scalping mi rendevo conto che c'erano degli anni che facevo molto più profitto rispetto a un anno, per esempio, all'anno dopo, che ne facevo tendenzialmente meno rispetto all'anno precedente. Questo perché? Perché le statistiche sono diverse. C'è un anno dove si fanno tanti 0-0 full time e HT, l'anno dopo se ne fanno meno. Quindi queste statistiche tendono ad equilibrarsi col passare degli anni, però ci possono essere degli anni dove c'è una variazione. Ovviamente, se voi andate a fare il Banca X o andate a fare scalping, ne risentite da una parte o dall'altra. Andiamo a vedere adesso come si possono studiare queste statistiche su SocerStat. Vi farò vedere delle diapositive e le commenteremo assieme con delle considerazioni che mi auguro siano interessanti per voi. Andiamo subito a vedere questo aspetto che vi dicevo. Ecco, vedete. Andiamo sul sito SocerStat, andate su socerstat.com e in alto vi trovate le bandierine. Io adesso vi faccio il caso dell'Italia, quindi selezionate IT e vedete su questa parte ci sono tutti gli anni. Adesso ho selezionato nelle mie diapositive l'anno 2020-21, 19-20, 18-19, 17-18. Vediamo cosa succede col passare di questi anni. Ecco, quest'anno cosa è successo? Vedete, siamo ancora a metà stagione, abbiamo un 7% di 0-0 e abbiamo un 26% di 0-0 HT. Vedete che tendenzialmente è simile a quello dell'anno precedente. È variato, ovviamente, sono variati che mentre quest'anno il risultato più probabile è l'1-1, l'anno scorso è stato, vedete, il 2-1 e l'1-2. E mentre l'1-1, che è sempre stato, diciamo, quasi sempre in prima posizione, è stato l'1-1. Quest'anno, diciamo, tendenzialmente tendono ad equilibrarsi lì 0-0, vedete, full time e HT. Le percentuali sono abbastanza simili. Abbiamo un 7% per quanto riguarda quest'anno di 0-0 full time. L'anno scorso avevamo un 6, 26% e 25%. C'è una considerazione, cosa potrebbe essere? Che andando in questo quest'anno e anche l'anno precedente, andando a bancare nel secondo tempo gli 0-0 o l'anno scorso, per esempio, anche gli 1-1, abbiamo avuto un ottimo profitto, perché le partite che si sbloccavano erano tante. Come vedete, quest'anno che dall'inizio c'è il discorso, insomma, del blocco, di tutto quello che sapete, che il campionato non è come gli anni precedenti. Ecco, apriamo una parentesi, sapete bene che con tutto quello che è successo, questo non è più il calcio a cui noi siamo abituati. Perché? Perché il fattore campo non esiste più. E guardate dove lo potete vedere. Guardate, 0-2, 1-2, beh, è 1-1, ma vedete, guardate che il fattore casa quasi non esiste più. L'anno scorso, che comunque a metà, circa tre quarti del campionato è successo quello che sapete, vedete che è rimasto il 2-1 come risultato più probabile, poi c'è l'1-2 e l'1-1. Vedete come sono già cambiati tendenzialmente i dati? Quindi è ottimo, tra virgolette, in queste situazioni andare a bancare il pareggio nel secondo tempo. Andiamo a vedere, così vi rendete meglio conto di quello che, insomma, che volevo spiegare, cosa è successo invece negli anni precedenti. Guardate, anno 2018-2019, gli 0-0 erano 9% e soprattutto gli half-time il 33%. Siamo passati dal 26 al 33%. Sono ben 7 punti percentuali, sono tantissimi per quanto riguarda l'halftime. Vedete, 2018-2019, quando non c'era nulla, quando tutto era normale, il risultato più probabile anche nel 2017-18, come vedete, è sempre l'1-1, come vi dicevo prima, e poi 2018-2019 c'era 2-1 e 1-0, e l'anno prima ancora c'era l'1-0. Vedete, il fattore casa
contava ancora tanto. Invece, come avete visto, negli ultimi 2 anni è contato veramente poco. E guardate, abbiamo avuto il 2018-2019 con 0-0 full time in 9%, 34%. Il 2017-18 erano il 7%. Vedete? E erano 2 punti di differenza. Quindi, come potete notare, quest'anno e in parte l'anno precedente, perché è successo intorno a febbraio, il campionato si è stravolto. Fattore casa incide meno e soprattutto sono diminuiti molto gli 0-0 HT e gli 0-0 full time. Infatti, chi fa scalping, tra virgolette, ha più difficoltà rispetto agli anni precedenti. Questo probabilmente è dovuto al fatto che si gioca ogni 3 giorni. I giocatori non possono più fare gli allenamenti che facevano prima. Tante volte mancano tanti giocatori da una parte all'altra e quindi le squadre non hanno l'allenamento che avevano prima e quindi tendono poi verso il finale, che sono più stanchi, ad allargarsi ed è più facile prendere un gol. Ecco la differenza di questi numeri. Però questi numeri, come vi spiegavo, nel corso poi degli anni tendono a equilibrarsi. Dovete fare sempre, cercare di fare sempre uno studio anche dei risultati su SocerStat, che ha un ottimo database. Così vi rendete conto anche dell'evoluzione delle statistiche, dei risultati nel passare degli anni. E vi renderete conto, come vi ho detto e vi voglio ribadire, che da un anno all'altro, o in genere a volte massimo 2 anni, se per esempio, vedete, è stato fatto nel 2017-18, eravamo al 31, poi al 33, quest'anno, l'anno precedente, l'anno scorso e quest'anno siamo crollati. Poi probabilmente il prossimo anno queste statistiche di 0-0 HT e full time andranno a riaumentare. È una cosa ciclica, ovviamente, come le stagioni. Quest'anno e l'anno precedente in parte deriva da quello che è successo, quindi c'è anche, tra virgolette, una variabile esterna. Però se voi fate questo studio vi renderete conto che queste cose vanno a, a rimanere costanti nel passare del tempo. Quindi mi auguro che abbiate capito quello che vi volevo spiegare. Poi vi farò vedere altri video nel prossimo futuro. Potete andare già a vedere, come vi ho spiegato, su SocerStat. Io vi ho fatto vedere sino a quegli anni lì. Voi per studio vostro andate indietro, andate nel 2017, 16, 15 e vi renderete conto che quello che vi ho detto si mantiene. Cioè ci saranno degli anni dove si segna di più, degli anni dove si segnano meno. Quindi, per esempio, un consiglio che vi do: quest'anno si segnano tanti gol, benissimo. Chi ha fatto il banca X, soprattutto sul finale, sugli 1-1, anche sugli 0-0, è andato molto bene. Il prossimo anno stia un attimino più calmo. Perché? Perché i numeri diminuiranno. Di 0-0, ci saranno più 0-0 e più 1-1 finale rispetto a quest'anno. Quindi non fate l'errore di dire: ah beh, quest'anno è andata alla grande, il prossimo anno andrà ancora di più. No, perché poi le statistiche tendono ad equilibrarsi, quindi probabilmente il prossimo anno si faranno più 0-0 full time e si faranno più anche 0-0 HT. Quindi dovete tenerne sempre conto che le statistiche tendono ad equilibrarsi nel lungo periodo. Quindi è sempre, sempre buono farsi degli studi per guardare bene. Ecco perché qualcuno dice: ah no, quest'anno non so, qualcuno sì, ho sentito dire anche queste cose. Esempio: ah, quest'anno il banca X non funziona più, o questo non funziona più. Non è che non funziona più, è che le statistiche tendono ad equilibrarsi. Quindi, se l'anno scorso funzionava molto bene, il prossimo anno non è che non funziona più, funziona che ci sono meno 0-0 perché succede nell'ordine delle cose e quindi prenderai delle perdite in più. Quindi la tua selezione delle partite dovrà essere ancora maggiore rispetto all'anno precedente. Non è che non funziona più, non lo puoi fare, funziona. Semplicemente devi sapere che i numeri si abbassano e devi fare una selezione ancora maggiore delle partite che fai. Ne devi fare meno e più selezionate. Naturalmente, il calcio si evolve nel corso degli anni e noi dobbiamo sempre, se siamo intelligenti, adeguarsi alle statistiche. Tutte queste cose, per esempio, quando faccio i miei corsi, le faccio vedere, analizziamo molto bene tutti questi aspetti, anche perché capite che ci vuole tanto tempo per analizzare nel dettaglio tutte queste statistiche. Vi farò poi dei prossimi video e vi darò una dritta, diciamo così. A breve uscirà il mio sito di statistiche.
con delle cose, delle chicche interessanti, perché come sapete farò qualcosa insomma di interessante, e poi uscirà una bella novità che tutti gli sport trader utilizzeranno, diciamo, sui nostri servizi che daremo sul sito. Faremo una cosa che vi dico che utilizzerete tutti e vi piacerà tantissimo. Mi auguro che nel prossimo massimo mese e mezzo possiamo lanciare sul mercato, ma forse anche prima. E quindi vi renderete conto, insomma, ci sono delle cose che vi serviranno. Naturalmente cercherò di fare delle cose che non ci stanno, che gli altri non hanno, non, gli altri non hanno, anche perché il sottoscritto è uno sport trader, che fa trading tutti i giorni dal 2007, e quindi sa benissimo cosa serve a uno che ci lavora. Mi rendo conto che tanti siti, applicazioni, via dicendo, non sono trader, oppure sono trader per modo di dire, quindi non si rendono conto e non sanno cosa serve effettivamente. Io lo so perché faccio questo, e quindi cercherò di renderlo disponibile agli altri, anche perché soprattutto io ci devo lavorare. Quindi le cose servono per me e poi le rendo anche disponibili per gli altri, però prima di tutto servono a me, come tutte le cose che ho fatto. Va bene, vi saluto, iscrivetevi al mio canale e ripeto, ci saranno tante novità nei prossimi giorni. Ciao a tutti!